Datato 1901, questo Bob segna l'inizio dell'evoluzione che porterà ai mezzi di oggi. Non solo San Moritz, ma l'Engadina, l'intero cantone dei Grigioni, verso la fine degli anni 80, erano meta del turismo, in particolare anglosassone. L'aria buona, la neve, gli sport invernali rappresentavano un richiamo irresistibile. Nell'inverno 88-89 l'americano Whitney a Davos unisce due slitte per farne un Bob. L'inverno successivo il maggiore Baltez, padre del Cresta Run, fa costruire a San Moritz dal fabbro Matis il primo mezzo in metallo capostipite di Skeleton e Bob. Lo Skeleton batte seppur di poco il Bob. Mentre l'uno già gareggia sulla pista del Cresta, l'altro rimane sulla strada. Il 21 dicembre 1897 nasce il St. Moritz Bobsleigh Club.